Appuntamento di A tu per tu con l'autore, stiamo pensando anche di cambiare nome e chiamare A tu per tu con l'autrice, visto che nelle ultime puntate per fortuna abbiamo autrici donne. Oggi siamo con Silvana, Silvana Segapeli. E, e niente vogliamo parlare di questo strabismo di Venere che tutti sanno che cos'è, forse sì, forse no ma chiediamo alla protagonista, lei, l'autrice, che cosa ci può raccontare? E prima di arrivare al dunque, quindi scoprire chi è l'assassino, che, ve lo dico piano piano, è il maggiordomo, come sempre, eh, sappiate che però abbiamo delle curiosità a cui vogliamo un po' delle risposte. Innanzitutto, chi è Silvana? La conosci? <ride> Abbastanza. Eh, bah, io sono nata a Bologna, eh, ho studiato qui, ho fatto liceo classico, ho preso la laurea in legge, poi ho fatto alcune cose, ho lavorato in una piccola casa editrice, poi un po' in banco, ho fatto alcune esperienze. E diciamo che questa vita normalissima è accompagnata però da due passioni che ho: uno è la lettura e l'altro la, la scrittura. scrittura. Molto compatibili. Ecco, <ride> la lettura sempre fin da piccola mi ha sempre, sempre accompagnato per tutti questi anni. Con la scrittura ho un rapporto più controverso eh, perché da piccolina mi piaceva scrivere. Però è una cosa sempre molto intima. Eh? Cioè, sì, sembra è... facile, se uno sembra di spudorato scrivere è una cosa molto è, intimista. È, quindi... Esatto. Sì. Esatto, e infatti crescendo era un po' pensavo fosse un cliché infantile, qualcosa che no, non si poteva coltivare. Invece, poi verso i 40 anni ho ricominciato così in maniera molto naturale a, a riprendere in mano il foglio e la, e la penna. E, e sono riuscita in questi ultimi anni a pubblicare un po' di libri. Ecco. Bene, allora subito vogliamo sapere anche. Che cosa leggevi e che cosa leggi? Se è cambiato qualcosa nel tuo modo di approcciarti alla lettura? No, dunque, eh, leggere mi piace tantissimo la narrativa italiana. Eh, ho letto tanti autori, ti faccio un nome per dire sì. che mi piace tanto è Tabucchi, sì. ma anche Buzzati. Il Deserto dei Tartari certo. per me è un capolavoro, ma anche i racconti sono bellissimi. Bassani con le storie ferraresi. E poi mi piace anche la narrativa straniera, un nome su tutti è Proust, che sì. è abbastanza obbligato. Remarque, eh, niente di nuovo sul fronte occidentale. Poi tanti altri. Eh, la Nene che sarebbe. Proprio la mia scrittrice tua. preferita, esatto. E poi vado un po' come i pittori a periodi, al no? periodo Hemingway, al eh, periodo ci Carver, cioè così. il periodo dove leggi tutto di quell'autore, ecco. E quindi attualmente c'è qualcosa su cui sei concentrata, eh, a parte la tua scrittrice preferita. Mi piace molto il premio Nobel Ishiguro. Ecco, okay. Lui l'ho scoperto, ho preso un po' tutti i suoi libri e mi è piaciuto tantissimo. Non Lasciarmi, soprattutto è il libro che mi è piaciuto, mi è piaciuto di piaciuto, più di lui. Senti, la tua prima esperienza letteraria, perché scrivi mh, da un po' di tempo, come hai detto prima, è iniziato da piccola, ovviamente mh, ci si sfida un po' verso se stessi, ci si mette in gioco, eccetera. Poi crescendo si matura, c'è una maturazione anche nella, nella scrittura. Eh, la tua prima esperienza, te la ricordi, che cosa ti porti dietro? Ah, dunque, io ho cominciato a scrivere dei racconti che poi ho pubblicato con un'altra casa editrice e ho fatto diverse raccolte, poi anche delle fiabe e poi anche un romanzo. Pian piano, di libro in libro, diciamo si, eh, si diventa anche più professionali, voglio certo. dire, fra virgolette, ne, nella misura modesta in cui uno può, può scrivere, però eh, si cura di più la parola, si, si leviga proprio di più il testo e sembra più filalista. E più sembra semplice, più c'è del lavoro dietro, ecco, che, certo. e, in cui ti sei impegnato al massimo. Senti, allora, eh, nel libro si parla dello Strabismo sì. di Venere, che è un, è, un, è un difetto che diventa un pregio nelle persone. No? Come, come arriva a questo titolo? Ecco, questa è una domanda che mi imporrebbe uno spoiler che evito. Evitiamo, che voglio driblare. Ecco, diciamo che. c'è un eh, nesso, c'è un nesso che non è il nesso fisico e certo. fisiologico, è un nesso che ha un'altra sfumatura di significato. E devo dire che Venere è la, la protagonista, certo. è una giornalista molto giovane, carina, intraprendente e Viene mandata dal suo giornale alla convention di un senatore, che è un personaggio un po' Importante, discusso sì. e proprio durante la serata della, eh, questa serata che, della convention, lei viene a sapere che è morta la sua migliore amica eh, durante un viaggio di nozze. Allora, in quella, presa così dalla disperazione, Venere, anche se di solito non perde mai il controllo, comincia a bere un po' troppo. E in chiusura di serata il senatore le offre una coppa di champagne, dopo la quale lei non ricorda più nulla. E il giorno dopo eh, si scopre che il senatore è stato ucciso proprio nella suite dell'albergo in cui alloggiava anche Venere. Certo. Quindi la ragazza è costretta a chiarire questo buco Gioco che ha nella memoria. Deve, deve, deve esatto, ricostruire. Deve, deve ricostruire un po' eh, il suo ruolo nella vicenda, se c'è certo. e qual è stato. E accanto a lei ci sono diversi personaggi, c'è cioè, eh, per esempio il suo ex fidanzato che è un poliziotto che continua a tampinarla, un giovane eh, fotografo molto affascinante ma un po' ambiguo, eh, l'ispettore che non sempre è disposto a crederle, eh, c'è il capo con cui ha degli scambi molto vivaci. Cioè tutti i personaggi, insomma, di che ruotano contorno. intorno a lei. Bene. Anche perché non possiamo raccontare troppo no, perché, sì, se no, vero, se, no, sì. se no, togliamo via il piacere della lettura sì. a chi vuole. E come sei arrivata a scrivere un giallo? Perché tu hai parlato prima di narrativa, di letteratura, eccetera. Il giallo è una... Innanzitutto, scrivere è una grande prova di coraggio perché ci si mette a nudo i propri pensieri. Quindi. Non è così scontato e facile come sembra, anche se ci sono molti scrittori. Ma come sei arrivata a scegliere un, uh, un filone giallo? Dunque il giallo mi è sempre piaciuto perché. Ti dicevo, da bambina io scrivevo dei racconti gialli no, che il okay, maestro leggeva già, in classe, no? c'era questa predisposizione. E poi ho letto, eh, un po' come dicevo, a Filoni, no? c'è stato il periodo in cui leggevo tutti gli autori gialli, anche okay, americani, sì. eccetera. E c'è un autore, fra l'altro, che mi piace moltissimo, Menon, che è Simenon, che noi conosciamo soprattutto per i gialli, ma che ha scritto sì, dei sì. bellissimi romanzi. Certo. E, e così anche il giallo è una delle cose in cui Ti affascinava. Eh, che mi affascinava e in cui volevo mettermi alla prova, e anche se non ho scritto solo i sempre gialli. Ecco, mi piace un po' anche Valiare. cambiare. Ecco, sì. Torno sull'argomento di Venere: eh, perché il giallo mh, ha delle, delle caratteristiche, non delle obbligazioni, però spesso. Soggetto, cioè il soggetto, è un personaggio seriale. Mm. E, e al lettore piace tantissimo questo so. perché ci si. Affezione, no? anche al malavitoso piuttosto. Però, un personaggio seriale potrà succedere, visto che parliamo di una giornalista, non di un ispettore nel classico. Il protagonista è una giornalista, non è un'ispettrice, non è un'investigatrice, eccetera. Può succedere, devo dire la verità, ogni volta che scrivo qualcosa. scrivo. Mi piace pensi? cambiare. Okay. Quindi è un po' difficile che Venere ritorni a trovarmi. Però, Però non, lo escludo. Mai, mai ecco, non lo escludo. Diciamo che c'è un numero di telefono, ce l'hai nel caso volessi qualche informazione? <ride> Ci possiamo la... sentire, ecco. vi potete recuperare. <ride> sì. Senti, c'è un progetto parallelo a questo su cui stai già lavorando, qualcosa di diverso? Visto che allora non è già lo seriale il <coughs> tuo primo obiettivo. No. C'è già qualcosa che stai meditando? Sì, c'è qualcosa, eh, però come sempre la genesi è complicata all'inizio, quindi ci mette un in, po' a maturare. In che area? Però? Eh, no, questa è un'area più di sentimenti, okay, più intima, esatto, è, è più una cosa di coppia anche, okay. legata a più, più saggistica insomma. Eh, sì, più narrativa non di genere, diciamo, okay. però vedrò cosa ne viene fuori Beh, vabbè, questo, anche questa è una grande prova di coraggio eh, quindi eh, c'è un libro di cui ti piacerebbe parlare, di cui hai parlato, un libro che ti ha hai parlato prima di tanti autori e ognuno mi sembra che abbia lasciato in te qualche traccia, quindi è importante poi eh, raccogliere qualcosa da tutti. Ma c'è un libro che ti ha dato la spinta aspronata? Sì, ce n'è uno che mi è carissimo, che è Un altro giro di giostra di Terzani. Okay. Perché per me quello è un libro incredibile, Ricansivo. che fa riflettere, molto umano, molto tutti i libri di Terzani lo sono, ma quello in particolare è un libro che ha una carica emotiva proprio molto forte. Poi è da interpretare, quindi. Sì, eh, però è, è veramente uno dei libri che mi è rimasto più nel cuore proprio. Assolutamente. Torniamo un attimo a Venere. Come la potresti raccontare senza spoilerare? Cioè, è una giornalista, ma che caratteristiche ha Venere rispetto ad da... altri? Ecco, Venere eh, è per me una ragazza molto sincera, molto aperta, che non ama le mezze misure, i compromessi, le questioni risolte. Quindi, per lei, anche fare chiarezza nelle, nelle situazioni in cui è coinvolta è fondamentale. Ed è soprattutto l'amica che ognuno vorrebbe, cioè, ha un senso dell'amicizia così forte e così grande. Che, che davvero ci piacerebbe, almeno a me piacerebbe avere un'amica un così, sì, assolutamente. Sì. Senti, eh, spesso si, si scrive, no? Il tuo è un caso ancora più, più interessante da un certo punto di vista perché hai proprio dato questa variazione sul tema de, di quello che hai scritto, quindi sei passato da un genere all'altro, stai lavorando su un altro genere completamente diverso. Ehm, C'è qualcosa che lega tutto questo secondo te in Silvana oppure eh, sono tutte sfide singole che tu affronti? Eh, su ogni singolo progetto? S sì, ogni singolo progetto è un po' un uno sfidarsi, però è vero che eh, il filo conduttore è il fatto che ehm, è bellissimo, secondo me, eh, anche cambiando genere, cambiando storia, poter trascinare una persona che legge per due ore anche soltanto in un altro mondo, in un'altra storia. Cioè è una cosa che dà molta soddisfazione perché mi è capitato che qualcuno dicesse, non so, mi hai tenuto compagnia in ospedale, ho letto Beh, il senso. tuo libro e dico, vabbè, spero che in non lo leggerai solo in ospedale, però, però sì, voglio sì, dire... Hai fatto mi, parte della sua vita... Mi piace il fatto che una persona che magari è stanca dei pensieri possa distrarsi ed essere portata completamente da un'altra parte e, e leggere fino alla fine, ecco, rimanere attaccata lì. Questa è la sfida. È una, gran, è una sfida è eh. una grande soddisfazione. Ehm, c'è un momento della giornata in cui arrivano meglio le idee, scorrono meglio le parole, cioè la sera, il mattino, quando? Io scrivo il pomeriggio in cucina, quando sono tranquilla e non ho interruzioni, non c'è niente, e quindi preferisco fare così. Quando però leggo non scrivo perché certo, di solito certo. le due cose le tengo separate per evitare delle contaminazioni anche involontarie. Certo, quindi certo. se leggo in questo periodo, è un periodo che leggo molto quindi scrivo meno, allora eh, diciamo le due cose non sono sempre compatibili, si alternano eh, più facilmente. Un, hai detto è una cosa abbastanza che questa è insolito perché molti no <ride> <hanno> la sera <ride> prima di andare a letto al mattino presto invece, con la, con la pancia piena tu, tu rendi, rendi, molto, rendi molto di più. Beh, è, un, è importante che uno sappia riconoscere quelle che sono le, le proprie migliorie, no? da un certo punto di vista. Quindi, se ti esprimi meglio in quel momento. Quello è il momento in cui metto a frutto meglio le cose perché sono tranquilla magari e quello che mi era venuto in mente durante la giornata lo metto a frutto, se mi viene in mente qualcosa. In questo caso parliamo di un giallo, poi hai detto nel prossimo progetto è più un discorso di saggistica, di, di, più, più personale, da un certo punto di vista come ragionamento. Ehm, il giallo che, da dove parte questa ispirazione? Cioè l'hai detto facevi da piccola, c'era questa tua prova, eccetera. C'è qualcosa che ti influenza? Vuoi dire la cronaca attuale dove ormai siamo, siamo? pieni di cronache nere più che gialle, cioè c'è qualcosa che ti ha dato l'impulso? No, devo dire, a me i gialli, anche molto cruenti non che piace. si riferiscono alla cronaca. Non piacciono. Yeah. Infatti, eh, spesso anche ho visto negli autori stranieri, ma non solo, eh, Jeffrey Deaver, non so, alcun, hanno questo questi tormenti eh, eh, alle volte queste cose strazianti queste immagini sì, sì. di torture dico. io preferisco un giallo morbido più soft alla Agatha Christie Beh, dove c'è poco Simeone, sangue è ecco esatto so. è basato più anche più sullo stile, sulla scrittura che non proprio sull'assassino e sulla scena cruenta Cioè, ecco. quel vedo non vedo insomma, eh, che, sì. che rende una cosa che non tolga il sonno a nessuno assolutamente eh. Abbiamo parlato dell'orario in cui arriva il momento dell'ispirazione, c'è un luogo della casa in cui ti concentri meglio, stai meglio, esprimi meglio le tue parole. In cucina. In cucina. <ride> Allora il beh. centro della casa beh, però eh, è... sì eh... sì perché poi sarebbe la... da studiarci questo no? cioè, l'orario il luogo eccetera è importante poi lì dipende dalla casa in cui vivo certo. perché prima eh, quando abitavo a Imola avevo uno studio tutto mio molto grande certo. e, e stavo nello studio adesso ho una casa più piccolina sto in cucina perché sono tornata a Bologna quindi eh, e no, scrivo vede. lì eh. importante è importante che tu abbia non cambia molto no non eh. cambia molto perché poi l'ambientazione è tua personale quindi il sì. tuo luogo il tuo luogo dell'omicidio è quello, quindi il <ride> luogo del delitto è quello. Insomma. Sì, esatto. Senti, eh, quindi l'ambiente, scordatevi cose strane, eccetera, perché parliamo di una cucina, l'orario eh, tranquillo. tranquillo, quando qualcuno magari si rilassa, lei invece elabora <ride> e, e ragiona. Eh, torniamo invece al libro, il di Vena, di questi... Queste vite che si mescolano, no? completamente diverse fra di loro, slegate in qualche modo. E poi eh, sì, un giallo però è anche un, una traccia di narrativa, perché poi vai, vai a raccogliere l'individualità di tutti i personaggi che insieme fanno un collettivo. Sì è vero, anche perché lei viene aiutata anche. Da altri personaggi, adesso non voglio appunto no, certo, fare spoiler, eccetera, però sicuramente qui c'è una specie anche di giallo nel giallo, okay. cioè non, non voglio dire troppo, però è chiaro che le sue vicende personali si mescolano anche. A questo omicidio e in qualche modo si trova poi a risolvere anche un'altra situazione in cui non pensava neanche di potersi trovare. È un po' contorta detta così, però diciamo che anche la situazione che la chiama in prima persona, eh, che riguarda la sua amica, Avrà dei risvolti personale. particolari e quindi lei sicuramente avrà un ruolo importante anche nel chiarire la situazione. Beh, ci può essere un omicidio anche senza delitto, eh? quindi sì, esatto. eh, sicuramente è intrigante questa, questo, questo ragionamento. Abbiamo detto anche, insomma, non è il tuo primo libro scritto con altri editori, eccetera. In precedenza, che il tuo percorso come, come si è modificato secondo te? Questa tua è basato proprio su questa tua curiosità e confrontarti su varie situazioni, vari stili, vari. Questi stimoli nascono naturali o sei nata ricerca, a ricercarli? No, non vado a ricercare, anzi, mi è capitato di col libro che ho pubblicato prima di questo, mi è proprio capitato di partire con l'idea di scrivere una cosa e poi è arrivare a scriverne un tutta un'altra. Può sembrare una cosa banale no, da no, dire, no, però no, è, no. è vero. Ero partita con un'idea poi mi sono sincera. accorta che eh, si scriveva tutta un'altra storia che era quasi non voluta. Eh, perché evidentemente anche nella finzione poi eh, escono anche delle parti certo, di noi che certo. in qualche modo vengono elaborate, non sono ovviamente sì, esatto, da prendere meno, alla lettera, certo, certo. però eh, è molto terapeutico scrivere perché eh, tira fuori anche tante cose. Certo. Per pigrizia magari non andiamo a ricercare. Sì, comunque fa meglio di una seduta da un terapeuta secondo me. Tra virgolette costa anche meno. Quindi <ride> sì, esatto. <ride> Senti, eh, Venere è una ragazza con la quale usciresti per un aperitivo per una serata, per andare a un cinema, qualcosa, è, una, è, una, è una figura che ti affascina? Sì, molto. Anche perché avercene come Venere proprio. No, me la prenderei prima, in prima, casa la, proprio. Prima sì, me l'hai detto con entusiasmo. Sì, 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 perché proprio ha un senso dell'amicizia che è molto forte, ripeto, molto radicato e molto. Molto leale anche, e questo per me è impagabile in una persona. Beh, cioè... ecco, vedi, I valori anche in un giallo si possono risaltare, si possono evidenziare. Sì, cioè. è vero, è vero. Beh, non sappiamo se Venere si intreccerà ancora con la vita di Silvano o meno, il telefono ce l'hanno reciprocamente, quindi non c'è problema. Magari si telefoneranno, non promettiamo niente, non minacciamo nessuno, quindi <ride> sarà quel che sarà. Eh, però intanto è, è un libro da leggere. E, e la soddisfazione più grande è che dietro a te: qualcuno ha detto, mi hai fatto passare due ore leggendo qualcosa che mi ha tenuto. Legato in eh, è lontano da altri pensieri, e magari legato fino alla fine, fino all'ultima pagina, anche perché eh, torno a dire, io lo dico tutte le volte: ma per me è Sacrosanto. Non è facile scrivere e mettere in pubblico un pensiero proprio. Non eh, vuol dire spogliarsi, spogliare eh, eh, spoilerare un po' la, la propria personalità, insomma, sì, quello, quello sì, anche se è nella finzione, certo. però alle volte siamo più sinceri nella finzione che, che, nella eh, vita... che se uno scrivesse un'autobiografia, un ecco. Certo. Alle volte si infila sempre qualcosa. Tra le righe si possono scrivere altre righe. <ride> sì, esatto. Bene, allora eh, lo strabismo di Venere che è un grandissimo. Pregio e in questo caso lo è ancora di più perché è il titolo di questo libro. Grazie Silvana. Grazie a voi.